associazione nasce per volontà di moltissimi professionisti del settore ottico e oftalmologico italiano e ha lo scopo di sensibilizzare tematiche relative alla prevenzione e dall'altra parte dare un contributo tangibile, economico, finanziario a progetti che abbiano come obiettivo la salvaguardia del bene prezioso della vista. Abbiamo pensato di dare un supporto e un aiuto alle famiglie meno abbienti e attraverso la scuola di ottica di Firenze abbiamo deciso di finanziare un progetto che prevede l'erogazione ai soggetti che vengono indicati alla scuola dall'assessorato al welfare, la possibilità di fare una visita oculistica, quindi prevenzione, con un oculista tra i docenti della scuola, una visita optometrica ed infine la realizzazione di un occhiale, di un ausilio, ovviamente completamente gratuito per l'utente, che viene poi consegnato ed oggi siamo finalmente alla prima consegna di questo percorso che vedrà almeno circa 80-90 occhiali consegnati nell'arco di questo primo anno, ma è un test perché pensiamo di estenderlo in altre regioni, in altre situazioni e comunque di aumentare questo quantitativo di occhiali erogati. Nostri amici, il nostro obiettivo è quello di formare gli studenti nella maniera più pronta possibile per l'ingresso nel mondo del lavoro. E in questo l'avere, diciamo, ideato questa iniziativa e soprattutto oggi sono molto contento di averla concretizzata, di iniziare a concretizzarla in maniera fattiva. Questo ci dà la possibilità ancora di più di preparare i nostri studenti in quanto si confrontano realmente con i casi che poi troveranno un domani nel lavoro. Gli studenti ovviamente sono sempre seguiti dai docenti di riferimento che li guidano nell'apprendimento proprio dell'affrontare i casi reali. E in tutto questo riusciamo anche a fare un gesto solidale, un atto di beneficenza che ci rende veramente orgogliosi di avere portato a termine questa iniziativa. Noi siamo orgogliosi come Commercio Toscana e come fondazione di essere a fianco di CIO, la Scuola Internazionale per Ottici e Ottometristi, nel fornire questo aiuto di carattere sociale importante, perché a chi ha bisogno oggi non manca solo semplicemente da mangiare, da vestirsi, ma la nuova povertà è anche quella di coloro che hanno difficoltà a procurarsi un sostegno sanitario, sociale, importante come gli occhiali, e quindi mettere a disposizione gratuitamente le lenti giuste, adatte al proprio deficit e la montatura è un'opportunità senz'altro da sostenere, una bellissima iniziativa della quale, ripeto, siamo orgogliosi. Oggi è un giorno speciale perché grazie alla sinergia che si è creata tra l'assessorato e la direzione dei servizi sociali, la scuola, CIO e Confcommercio, si riesce a dare un'ulteriore risposta a famiglie del nostro territorio che hanno fragilità sociali e fragilità economiche. Sappiamo benissimo che ogni risposta che arriva in più e che arriva per i nostri cittadini più fragili è una risposta importante. Questo è un progetto che tiene uniti quelli che sono valori e percorsi fondamentali, la formazione dei ragazzi, perché è una scuola di eccellenza che forma i ragazzi del territorio, il tema del lavoro e per cui dello sviluppo del lavoro e il legame con Confcommercio e la direzione dei servizi sociali per dare una risposta ai nostri bambini e alle nostre famiglie più fragili.